stagione primaverile, un periodo durante il quale alcune specie di funghi come le spugnole e i prugnoli, i funghi del genere Morchella o i prugnoli, funghi conosciuti come Calocibe gambosa, prugnoli, spinaroli, fungo di San Giorgio, mazzino, fungo saetta, in tanti vari nomi dialettali, sono le specie più ricercate ed apprezzate dai cercatori di funghi all'inizio della stagione primaverile. E imparare ad osservare gli ambienti di ricerca in alcuni dettagli anche delle piante che ci troviamo in un margine prativo, per esempio in questo caso, ci può aiutare a scovare alcune di queste specie di funghi semplicemente osservando il dettaglio delle essenze arboree. Un esempio pratico per i funghi del genere Morchella viene dall'osservazione dei giovani getti, dei frassini. Quando i frassini cominciano a mostrare le prime loro foglie che fuoriescono dalle gemme primaverili, significa già che le spugnole possono essere presenti in maniera abbondante nel bosco e addirittura in alcuni casi presentarsi persino già mature. Un altro dettaglio boschivo, prima di immergerci nella vegetazione, da osservare sono anche le piante dei ciliegi. I ciliegi, che in questo caso, in questa stagione, hanno perso addirittura i frutti per via di una imprevista nevicata tardiva, quando iniziano a perdere i loro fiori nel sottobosco, quindi si vedono dei petali bianchi distribuiti nella foresta o nelle radure prative, significa che siamo in un periodo buono per le spugnole e per i funghi prugnoli o Calocibe gambosa. E come vediamo in questo esemplare, per esempio di Morchella, una spugnola che è cresciuta al margine di questo areale prativo e si presenta già abbondantemente matura per via proprio dell'esposizione al calore che ha avuto in questa zona di prato. Il segnale della presenza delle spugnole mature può significare però che magari, se la zona praticola è di quelle giuste, la radura boschiva è abbastanza aperta ed è presente alberi da frutta come i ciliegi, pruni o altre rosacee, altri alberi da frutto o pruni selvatici, troviamo le essenze vegetali con le quali va a nozze, in un rapporto di saprotrofismo particolare, il prugnolo o Calocibe gambosa. E adesso lentamente scopriamo il perché di questo nome particolare in alcuni dialetti. Fungo della saetta. Fungo della saetta perché si tratta di un fungo saprotrofo che spesso e volentieri si trova anche in ambienti prativi dove l'erba risulta più verde per via del micelio di questo fungo che a poco la nutre, per garantirsi così un buon, diciamo, riparo da eventuali eventi atmosferici inattesi. E questo tipo di micelio è un micelio particolare che fruttifica come se fosse una lunga linea, a volte un lungo cerchio. Nel caso della saetta proprio, a volte notiamo che le fruttificazioni di questo fungo ricordano vagamente un andamento a zigzag. E ora scorriamo questa prima fungaia lentamente, dove numerosi esemplari di giovani prugnoli a poco si mostrano nella vegetazione. L'odore di farina fresca o di pasta lievitata, un carattere chiave di questa specie per riconoscerla nella stagione primaverile, si percepisce in maniera importante mentre noi scorriamo i passi lentamente qui all'interno della nostra fungaia. E qui vediamo ancora un bellissimo gruppo di prugnoli, già un pochino più grandicelli di dimensione, che fanno capolino fra l'erba di questa radura prativa. Facciamo un attimo un passo indietro e cominciamo a vedere già la prima strisciata e la prima fungaia di questi prugnoli a distanza e dall'alto, come si presenta comunque nella sua imponenza e nella sua fruttificazione.
spostandosi e proseguendo, a volte il micelio di queste specie poi può balzellare leggermente, spostarsi magari a qualche metro nella radura prativa, oppure ancora proseguire con la sua distribuzione. Vedete, il nostro cerchio non si ferma lì, il nostro semicerchio, la nostra saetta non si ferma lì, ma qui sotto quest'erba prosegue la sua fase di fruttificazione con degli esemplari più giovani e freschi. E a poco li scopriamo ancora sotto le erbe che caratterizzano questa radura, e la nostra magica prugnolaia prosegue lentamente nel suo cammino e nella sua distribuzione fungina. Ecco, io ora vi faccio vedere lentamente tutti gli esemplari che caratterizzano quella che in molte regioni diventa poi, per i ricercatori e gli appassionati della ricerca di questo fungo, il vero segreto da mantenere, ovvero la prugnolaia. Perché quando questi funghi, che sono fedeli ai loro ambienti di crescita, nascono nella stagionalità, e ricordiamo che si chiama anche popolarmente fungo di San Giorgio, perché è un fungo che nasce durante la stagione primaverile, generalmente a cavallo dei giorni di San Giorgio, il 23, il 25 aprile, un mese più, una settimana in meno, due mesi più, in relazione ovviamente all'ambiente e alle quote e alle altitudini alle quali si sviluppa. Lo troviamo dalla montagna alla pianura e viceversa. Il nostro prugnolo è quindi un segreto di molti appassionati e di molti cercatori in alcune specifiche regioni del centro Italia e dell'Appennino, o per esempio anche in Emilia Romagna, dove è un fungo molto apprezzato e ricercato. Vediamo come prosegue ancora il nostro cerchio magico e la nostra fungaia di prugnoli a poco all'interno della vegetazione. Scopriremo poi a poco come il micelio di questa specie, che ha formato questo meraviglioso lungo cerchio, semicerchio, formazione a saetta o a zigzag in questo punto della radura, non smette di stupirci, ma magari in un certo tratto del bosco leggermente il nostro cerchio si interrompe per via della presenza magari di ostacoli naturali come rami di albero caduto a terra, piccoli tronchi o condizioni magari non idonee dello strato umifero del terreno, ma poi, cercando di seguire un filo logico, a poco si ripresenta in maniera anche abbondante, cespitosa e seminascosta. Guardiamo questi meravigliosi esemplari di prugnoli o calocibe gambosa come si stagliano nel verde di questa vegetazione, anche in esemplari di magnifiche dimensioni, che adesso qui raccogliamo con scopo didattico per mostrarvi i dettagli. E adesso vi mostriamo in tutta la sua bellezza il famoso fungo prugnolo, fungo di San Giorgio. A poco li raccogliamo, sempre anche qui con un lento movimento rotatorio, e ne andiamo a scoprire alcuni dettagli descrittivi. Si tratta di un meraviglioso fungo che presenta lo stipite di colore biancastro regolare e le lamelle, la superficie emeniale formata da delle lamelle, come vediamo, molto fitte, di colore biancastro, intervallate da queste che sono numerose lamellule. L'odore è nettamente farinaceo, o comunque un odore gradevole di farina fresca. Poi negli esemplari maturi questo odore può diventare anche leggermente più sgradevole o ingrato. In primavera, con le colorazioni del cappello che tendono su queste sfumature giallastre più o meno intense, a volte biancastre o a volte con colorazioni anche giallo flavide intense, si trova generalmente, osservandolo ovviamente con attenzione nei caratteri,
solo il nostro prugnolo o calocibe gambosa. Un'altra particolarità del suo nome, gambosa, gambosus, deriva dal latino e significa appunto dotato di uno stipite carnoso. Guardate la meraviglia di questo esemplare, dove calocibe gambosa si presenta con un gambo di proporzioni importanti, leggermente allargato verso la base, comunque regolare nella sua struttura, con le lamelle che sono adnate allo stipite, di colore biancastro e, come abbiamo visto, molto fitte. Negli esemplari giovani il margine del cappello si può presentare leggermente debordante, con delle colorazioni anche più chiare appena della nostra cuticola, che nella varietà flavida, a volte quando si presenta in condizioni di umidità differenti o in ambienti più ombrosi, può avere delle sfumature giallastre più intense sul cappello, mentre invece negli ambienti più esposti al sole le colorazioni possono risultare più tendenti a sfumature biancastre. E proseguiamo ancora il viaggio dentro questa nostra prugnolaia, vedendo come negli ambienti giusti, dove c'è anche la possibilità che i cercatori di funghi o gli appassionati della ricerca e della raccolta lasciano crescere queste meraviglie della natura, i nostri prugnoli si possono presentare abbondanti e riuscire a raggiungere tranquillamente anche la loro completa maturazione. Qui li vediamo addirittura con una serie di piccoli collemboli che sono attirati dall'odore della carne del fungo e ne spargeranno nell'ambiente circostante le spore, appoggiandosi sulla superficie meniale delle lamelle, dove troveranno le spore mature dei nostri prugnoli da diffondere in questa fungaia. A poco proseguiamo ancora l'incanto di questo vero e proprio cerchio magico, immerso in una vegetazione dove abbiamo visto i dettagli per identificare al meglio il periodo e la periodicità di queste specie. Quindi i ciliegi, quando hanno perso le loro foglie, le loro fiori, i fiori dei ciliegi caduti a terra, che iniziano anche a non vedersi quasi più, anche se qua se ne vede ancora qualcuno, i frassini in questo caso, che ci aiutano e ci svelano un'altra periodicità con le ultime spugnole e coi loro primi getti. Terzo dettaglio importante da osservare: quando troviamo un esemplare di prugnolo calocibe gambosa, col suo odore gradevole di farina fresca, seguiamo per bene gli indizi che la fungaia e la natura ci può dare, ovviamente sempre con il massimo rispetto dell'ambiente che ci circonda, quindi senza muoverci troppo all'interno della foresta, senza dover danneggiare eccessivamente o spostare troppa erba e troppe foglie, e raccogliendo solo gli esemplari che ci servono per il nostro sostentamento. Ricordiamo che parliamo di un fungo commestibile buono, adatto a diversi usi tranne l'essiccazione. Un ultimo dettaglio ancora particolare: si possono trovare spesso e volentieri in esemplari che crescono in maniera cespitosa o subcespitosa, il che significa che quando noi li raccogliamo non è così raro vedere due esemplari che presentano lo stipite, il gambo, in questo caso due gambi fusi insieme, o due o più esemplari attaccati tra di loro. Curiosità in micologia: addirittura alcuni anni fa questa specie, diversi anni fa, venne addirittura descritta come fungo appartenente al genere Liophyllum, perché presentava proprio anche questo carattere così particolare e interessante di avere una crescita cespitosa. Il nome corretto attuale, ricordiamo, calocibe gambosa, prugnolo, fungo di San Giorgio, fungo saetta, fungo che è in grado di stupirci per quanto riesca a mostrarsi in lunghe
meravigliose formazioni grazie al suo micelio che fruttifica a cerchi di numerosi esemplari a strisciate o a zigzag.